Ciao a tutti e benvenuti in Tessila News. Quest'oggi la parola d'ordine è originalità. Stiamo parlando infatti del ringo, un filato dalla originale forma carciofo che permette di esaltare tutte quelle nuance sfumate di cui è composto il gomitolo e con i colori più attuali del momento. Analizziamolo nel dettaglio. Eccolo qui il nostro ringo che si presenta per il 50% in lana merinos e il restante 50% composto da acrilico top quality. Come potete notare presenta delle sfumature degradé che sono ben visibili proprio grazie a questa forma particolare a carciofo. Il suo peso è di circa 100 grammi per una lunghezza di circa 270 metri e per cui è consigliabile l'utilizzo di ferri 4-5 e di uncinetto 3,5-4,5. La peculiarità di questo filato sta proprio nella tintura. È stata applicata infatti una tintura in tops che si applica appunto a queste fibre naturali di origine vegetale e che permette proprio di dare questo aspetto al filato come se fosse pettinato. Inoltre, come potete notare, proprio all'interno del filo sono presenti delle striature, quindi questo effetto mélange che permette appunto di sviluppare anche senza particolari lavorazioni complesse delle creazioni davvero molto particolari. Passiamo adesso ai consigli per il lavaggio e il post lavaggio. È possibile lavarlo a mano ad una temperatura che non superi i 30 gradi. È consigliabile ovviamente sempre con sapone neutro e adatto alla lana. Non è consigliabile stenderlo ma farlo asciugare in piano, quindi anche lontano da fonti di calore, magari anche dopo averlo tamponato con un panno e in questo modo quindi sarà possibile preservare il capo appena realizzato. È consigliabile stirarlo ad una temperatura che non superi i 110 gradi e non è possibile apporlo in asciugatrice, tantomeno candeggiarlo. Infine è possibile utilizzare tutti i solventi, eccezion fatta per il tetracloretilene. Eccolo nella sua variante bruciato. Come potete notare, anche come sviluppato perfettamente sul telino, è possibile notare come siano presenti sfumature che vanno dall'arancio al senape, a tonalità più scure del grigio, del marroncino e che si abbinano perfettamente tra di loro. Anche con questa presenza di verde militare che sfuma verso un verde più chiaro. Passiamo adesso alla sua variante viola-verde. I protagonisti infatti sono appunto il viola e il verde che sono abbinati tra di loro attraverso passaggi molto graduali che vanno anche verso un verde più chiaro e fino a passare ad un lilla. Per chi cerca la luminosità sicuramente non potrà che scegliere questa variante del ringo che è la variante senape. Qui infatti potete notare come il colore principale sia appunto il senape abbinato poi a sfumature aranciate e anche di verdino. Ecco invece la variante beige. Come potete notare infatti è proprio il beige il colore protagonista ed è messo ancora più in risalto, come potete vedere infatti, da queste tonalità che vanno dal tortora ad un panna fino a sfumare verso un leggero rosato. Questa variante del ringo non poteva che denominarsi blu. Al suo interno, infatti, come potete notare, troviamo tutte gradazioni che passano da un blu notte ad un turchese fino ad un blu violaceo, e quindi davvero molto intenso. Per chi ama i colori accesi e decisi non può che scegliere il ringo verde. Come potete notare è messo ancora di più in risalto proprio grazie a questi stacchi che vanno verso il grigio e anche verso sfumature di verde più chiaro. In questa variante di ringo azzurro invece è stato studiato perfettamente un abbinamento che va dall'azzurro appunto ad un celestino fino a sfumare ad un leggero grigio. Passiamo adesso alla sua variante sky. In effetti questi colori richiamano proprio quelle sfumature tipiche delle prime ore del mattino all'alba. Infatti notiamo un leggero celestino che sfuma verso un rosa, un violaceo e un colore un po' più deciso del verde
fino a sfumare verso un verde chiaro. Con questa variante lilla invece notiamo delle sfumature perfettamente abbinate al colore principale che vanno appunto dal pesca al violaceo per sfumare poi anche verso un aranciato e un verdino chiaro. E infine analizziamo il ringo autunno. Come potete notare dei colori molto caldi che richiamano appunto questo tipo di stagione e sicuramente qui l'abbinamento tra i colori fa da padrone. Vediamo infatti un aranciato molto acceso che va a sfumarsi verso un viola e anche un verde particolarmente abbinato con questi tipi di colorazioni. Come avete visto dalla presentazione, il ringo sarà sicuramente il vostro alleato ideale per realizzare qualcosa di unico e inimitabile. Immaginate infatti di realizzare con questo tipo di gomitolo un poncho, sicuramente non avrà quell'aspetto classico ma molto più dinamico e sbarazzino. O ancora potrete utilizzarlo anche per golfini, maglioncini, gilet. In questo modo, grazie alla presenza di queste sfumature, sarà molto semplice abbinare un pantalone che richiami questo tipo di nuance. E proprio con questo filato poi la nostra fata tuttofare Maria Grazia Dottore ci dimostra come è facile osare. Lei infatti mixa vari tipi di ringo per ottenere il suo scialle My Flower. Con questo tipo di progetto ci dimostra come avere ambizione e anche utilizzare diversi tipi di colori ben abbinati tra di loro ci permette di realizzare dei veri e propri capolavori e quindi sarà sicuramente anche un'ottima idea regalo. Io come sempre vi ringrazio per averci seguito e vi ricordo di iscrivervi al canale YouTube, di attivare la campanella e noi ci vediamo al prossimo articolo. Ciao!